Ehi ragazzi, benvenuti a live. Oggi non sono solo, ma c'è con me qua Ovidiu. Ciao. Che è della Romania. Sì. Ma parla italiano. Ciao. Che lingua parli? Ciao. Italiano, francese, inglese, rumeno. Russo? No. Sardo? No, non ancora. Neanche. Insegniamo. La lezioncina. Avellavellu si dice, piano piano. Allora, oggi siamo qua in aula, ci vedete tutti qua, che stiamo facendo un... ti ho mandato una mail, prova a aprire il link, così iniziamo con quel video. Facciamo, iniziamo quelle parti di lezioni dove abbiamo degli ospiti internazionali speciali che si occupano del futuro, del, non solo dell'odontoiatria, ma del digitale in campo medico. Ok, in campo medico significa che le tecnologie non vengono usate solamente per studiare dove mettere gli impianti dentali, ma vengono usate anche per fare, che ne so, altri tipi di chirurgie. Ok, che sia colonna vertebrale, oppure chirurgia vascolare, macro, microvascolare, oppure che sia chirurgia di trapianti, per esempio. Le stesse tecnologie stanno aiutando un pochino tutto in questo settore, tutto il mondo. Sì. È una vera, si può parlare di rivoluzione? Io direi sì, una rivoluzione digitale. Industriale. Anche, se ci limitiamo al settore medicale, praticamente abbiamo dei vantaggi fantastici. Per esempio, se abbiamo dei casi complessi dove qualcuno dovrebbe operare un problema vascolare, prima direi il dottore non aveva la possibilità di avere in mano un tale prodotto ed praticamente doveva tagliare sul paziente vivo sotto anestesia per vedere, verificare esattamente la situazione. Flashback, lui chi è? Si occupa praticamente di... lui è un tecnico, un perito industriale, potremmo dire, specializzato nei macchinari che... 3D. 3D. Di stampa 3D. 3D. Lui gira... dimmi un paese dove sei stato in recente. Moldavia, Romania, Ungheria, Germania, Italia. Di recente. Continenti? Quest'anno Europa, direi. Quest'anno sei focalizzato sull'Europa. Fino a questo punto. Ok. Sei stato in Italia, mi hai detto, che facevi in Italia? In Italia abbiamo un partenere in Veneto che si chiama Sisma, una compagnia che sta producendo sistemi laser. È una delle più grandi a livello mondiale nella stampa, una tipologia di stampa dei metalli, per esempio, metallurgia, fa anche per esempio l'oro, stampano gioielli, stampano dentale. Stampano vari attrezzi industriali. Attrezzi industriali, parliamo di attrezzi industriali, quindi significa di macchinari che servono a produrre, a far produrre i produttori, nel dettaglio. Stiamo parlando praticamente di accessori o componenti che danno una mano a produrre in un modo migliore, più veloce o meno costoso, ma non parliamo a questo punto del prodotto finale. Se non parliamo di applicazioni medicali, dentali o aeronautiche. Ok. Ciao, siamo ritornati. Ok. Nel dettaglio tu che facevi, che fai? Installazione anche? Praticamente io sono... Riparazione? Io sono uno dei... Se ci sono altre 2000 persone qua che ascoltano. Sono dei titolari di una compagnia romena che si chiama Nutechnologies e infatti la mia posizione ufficiale è Development Manager, infatti. Sviluppo, fai ricerca. Esatto, dovrei trovare quelle tecnologie, quelle soluzioni che potrebbero dare un vantaggio strutturale ai nostri clienti nei confronti del loro competitor. Ok, stiamo già parlando difficile. Sì, ok. Allora, gruppo di vendita, training... anche appoggio tecnico per i nostri clienti. E startup, far iniziare le imprese tecnologiche. Da zero. Sì. Da zero proprio. Lui fa i settaggi di tutte le linee di produzione. Conosce i macchinari, li installa, crea i trainer e i trainer che poi stanno un periodo con le aziende finché camminano da soli. Esatto. Okay. Le nostre macchine non sono macchine semplici. Molto complesse sono. Dal punto che consigliamo una macchina abbiamo dei giorni, dipende dalla macchina, 2-3 giorni fino a una settimana e poi rientriamo dopo 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi. Dipende parliamo di un settore, aggiungo, che in sviluppo veramente veloce. Tipo 3 anni fa certe cose non c'erano, erano possibile. Completamente diverse. Quindi non c'è neanche l'università che riesce a stare dietro a queste cose. E poi, solo per dare un esempio, mi serve la mano. La mano, dove è finita? Esatto. La mano, si è rafforzato la mano. Perfetto. Sparita una mano. No, alziamo la mano. Questo tipo di prodotto, infatti, si può fare con una sola macchina a mondo a questo punto. Prendo una compagnia americana che si chiama Stratasys, che è infatti la più grande compagnia nel settore di 3D printing.
Ma non solo dentale biomedico, no, parliamo industriale, di automobili, di aerei praticamente, abbiamo dei pezzi stampati che si montano direttamente negli aerei. Mm-hmm. E a livello di complessità, a livello di quanto vero sembra un pezzo, a livello d'aspetto, questa tecnologia è unica perché stampa con sei materiali distinti al stesso tempo. Sette, esatto, però sette sei materiali di modellazione. Esatto. E la cosa interessante è che i materiali possono essere, vedete, anche flessibili. Esatto, possiamo fare rigido, flessibile, trasparente, opaco, vari colori, e parliamo di full color. Significa anche se vogliamo mettere la foto di qualcuno su un pezzo, la possiamo fare. Possiamo replicare anche una faccia di una persona, esatto, che magari ha perso mezza faccia e si incastra con degli impianti magari, e ridiamo una vita sociale a quelle persone. Lì ne abbiamo un po' di strada da fare ancora. C'è ancora, però... Però da livello tecnico a questo punto sì, potremmo stampare qualcosa molto simile a una faccia di una persona, che forse da una distanza di 2-3 metri uno non è capace di distinguere, però non avrà la funzionalità, non avrà la durabilità. Però l'iPhone lo sblocchi. Sì, l'iPhone è stato sbloccato con un pezzo stampato sulla nostra macchina. Pezzo stampato. La Stratasys è leader in questo settore, sì, a livello mondiale. Forse c'è la 3D System, l'altra casa che sta affannando. Io direi più o meno la seconda, però a questo livello di realismo e mix di materiali siamo unici. Esatto. Dall'altro lato, capita bene, per fare questo serve tecnologia. Ma ci sono, in questa rivoluzione industriale che sta avvenendo, tutta una nuova di mestieri, una serie di mestieri che scompaiono e che nascono. Okay. Esatto. Tra questi mestieri che nascono, se parliamo di industria, quindi non di biotecnologia, ma di tecnologia industriale, di tecnologia degli oggetti, chiamiamo così, abbiamo per esempio i designer industriali che producono ogni singolo pezzo, oppure la sedia che sia al tavolo, vengono tutti progettati e poi mandati in stampa in serie. Ci sono invece altri pezzi che non sono in serie, non possono essere stampati in serie perché sono individuali. Quando parliamo di corpo umano, ogni terapia, ogni pezzo che poi andiamo a montare in bocca, parliamo di prodotti che sono individuali. Quindi quello che succede è la nascita di una serie di professioni, che ne so, dall'assemblaggio di macchinari, alla vendita di macchinari, alla costruzione per esempio di centri produzione dei pezzi, ma in cloud, sulla nuvola, sta nascendo una professione che è quella dei designer in campo biomedico di parti di corpo umano. Le stampanti possono stampare cose che già esistono, quindi, che ne so, faccio una radiografia, una scansione del corpo umano, una radiografia, la posso stampare, oppure posso riprodurre un pezzo che già esiste, ricavato dalla, per esempio, dalla ecografia. Posso anche stampare ecografie, non solamente radiografie. Posso stampare un pezzo e fare magari l'intervento prima ancora di eseguirlo, oppure stampare la mandibola e andare a fare gli interventi sulla mandibola prima ancora di operare sul paziente. Per fare l'esercizio? L'esercizio, l'esercitazione, oppure posso addirittura confezionare degli impianti dentali che non sono più le classiche viti in titanio industriali che vengono fuori da un filetto di titanio, okay, che viene fresato a ruota di collo, ma ci sono degli impianti che sono personalizzati, che prendono esattamente la forma in titanio di quella che è la parte ossea dove si deve attaccare o i denti, o l'arto, o la mano, o la gamba bionica. E lì parliamo di bionica, dove posso installare anche all'interno di questi materiali dei sensori di pressione, posso installare dei sensori che quando mastico, e noi stiamo a lavoro in questo settore, ci danno l'input, il feedback sulle nostre fibre nervose di quanto forte sto stringendo. Okay? Lì parliamo di bocca bionica. Sono pochissime i designer a livello mondiale che stanno sviluppando questa collaborazione